una buona serata, pronti a riscendere in campo con 5 in campo. Il calcio a 5 del Grottaccia 2005 raccontato su Radio Studio 7 e sul canale 611 del Digitale Terrestre. Ogni settimana l'appuntamento fisso del giovedì alle ore 20 che vi racconta il campionato regionale di Serie C1, quello del Grottaccia 2005 appunto, e ogni settimana vi fa conoscere i suoi attori, diciamo, i suoi sportivi che animano questa frazione di Cingoli, con un campionato veramente bello, tutto da seguire. Noi lo facciamo con le partite casalinghe in TV, ma anche in diretta radiofonica. Ogni sera un ospite, e questa sera abbiamo il pivot laterale Johannes Banchetti. Buonasera Johannes. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo con lui già a telecamere spente parlato un po' di quello che è stata l'ultima partita, il recupero, abbiamo parlato un po' della sua vita privata. Non vi sveleremo ovviamente tutti i particolari, però cominciamo intanto, se sei d'accordo Johannes, a parlare dell'ultima fatica, quella di lunedì sera, il recupero della decima giornata. Si andava in casa di una delle prime della classe, la seconda, giusto? Sì. Dal risultato a come si è evoluta la partita, cosa è successo? Purtroppo il risultato per noi è negativo, in quanto abbiamo perso 6-5. Nel primo tempo siamo riusciti a chiuderla sul 3-3, poi però è iniziata la seconda frazione, abbiamo avuto un quarto d'ora in cui ci siamo un po' persi e loro sono andati sul 6-3. Abbiamo cercato di riagganciarli nel finale, ma ci siamo fermati sul 6-5, purtroppo. Azioni diciamo discutibili dal punto di vista di gioco, azioni dure, arbitraggio, come è stato tutto sommato? Ma tutto sommato è stata una partita abbastanza corretta, però purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le numerose occasioni create. Quindi è mancata, come diceva nell'ultima partita il vostro allenatore, purtroppo ci sono diverse occasioni che vengono sciupate, sprecate lì davanti, quindi manca un po' ancora quella lucidità nel purtroppo finire. Purtroppo il problema è proprio questo, stiamo peccando di poco cinismo ultimamente. Questo è stato anche uno dei problemi, tra virgolette, della partita precedente e anche la penultima, era l'ultima diciamo di campionato, o quella che avete giocato, esatto, con il Cagli. Esatto, quella di venerdì scorso. Tra l'altro, ecco, anticipiamo ai nostri telespettatori in particolare che alle 21 saremo proprio con il proseguo di 5 in campo e in streaming su Radio Studio 7 TV, o proporremo appunto la partita di venerdì scorso, quella con il Cagli, la partita casalinga. Un risultato alla detta dei due mister, alla fine un pareggio equo, giusto, dove si è rischiato un po' di più da una parte in un tempo e un po' di più nel secondo tempo dall'altra parte. Esatto. Solo che loro sono stati un pochettino più bravi di noi a concretizzare di più, perché noi abbiamo creato molto ma molto di più, però non siamo riusciti a... Avete creato molto di più, loro contavano diverse assenze, 4-5 assenze tra l'altro nella squadra, e come ha detto il mister del Cagli prima della partita, quasi quasi era diciamo propenso anche per un pareggio, sapendo quello che era la difficoltà della partita. Poi invece... Forse sì, però il loro quintetto era sicuramente valido, perciò ci hanno messo in difficoltà. Due partite, il tempo di riprendere fiato e poi arrivare alla partita di venerdì prossimo, quindi la partita di domani che vi vedrà a iniziare il campionato di ritorno, tra l'altro. Esattamente, sì, è la prima giornata di ritorno la prossima. Quindi chi sarà a venirvi a fare visita e capire anche poi come è andata all'andata questa partita? Verranno Bocastrum, una squadra di Castorano. La squadra di Castorano, esatto. Se andiamo a vedere la classifica, insomma, non dovrebbe essere pensierosa per quello che è
il punteggio, visto che sì, è gli ultimi posti. La classifica non rispecchia più di tanto le aspettative della squadra, perché la squadra è ben organizzata ed è dotata di giocatori molto validi, perciò la classifica è bugiarda. E ce ne siamo accorti anche con altre partite. C'è stata la partita di Pagliare, c'è stata quella di Falconara, c'è stata la partita quella di Sambuceto, insomma partite che non sono andate sempre nel verso giusto, nonostante la classifica le mettesse agli ultimissimi posti. Ma sì, questo è normale per il calcio a 5, trovare questi exploit inaspettati, oppure sono proprio le squadre che... Sicuramente è l'ordine del giorno, anche perché poi si vanno ad affrontare squadre su campi difficili, magari più piccoli. Noi siamo abituati a giocare a cingoli, un campo grande, e andando a giocare in campi più stretti a volte ci troviamo in difficoltà, e viceversa per loro che vengono da noi. Beh certo, ovviamente per loro forse è un lusso trovarsi una palestra con tutte le misure, con tutto, abituati a giocare sì, magari in posti più ristretti. Johannes, come è iniziato intanto la tua passione per il calcio a 5, come è iniziata la tua carriera nel Grottaccio 2005? Io ho iniziato a giocare a calcio a 5 intorno ai 18-19 anni, insieme ad un gruppo di amici abbiamo creato una squadra che militava in un campionato provinciale, GSI. Abbiamo giocato 3 o 4 anni fino a che poi nel gennaio del 2011 mi hanno chiamato al Grottaccia e ho deciso di accettare la proposta, e eccomi qua. 2011, quindi hai fatto anche tutta la parte della promozione dalla C2 sì, alla sì, C1, e sicuramente quello è stato 3 anni in C2. Il 2014 esatto, è stato l'anno l'anno d'oro. Ve lo aspettavate inizio campionato? Avevate già preparato una squadra che... Sì, questo è l'anno buono. No, la squadra è stata sempre quella degli anni precedenti, perciò non ci aspettavamo di arrivare a questo risultato. Però piano piano abbiamo visto che si poteva fare e ce l'abbiamo fatta. Avete concretizzato di più davanti la porta. Esatto. Ecco, quindi... tra le tante particolarità, la squadra ha diciamo due coppie di giocatori, di fratelli. Abbiamo avuto il portiere Leonardo e abbiamo avuto anche il giocatore Michele Fufi. Oggi abbiamo Johannes Banchetti, ma nel futuro dovremmo avere, secondo te, chi? Anche parlando di fratelli, dovremmo avere anche Gioele. Lui ha un altro ruolo e è stato anche capocannoniere in un passato stagione. Anche quest'anno è primo adesso. Anche quest'anno sta facendo... Non è partito benissimo, ma sta recuperando velocemente adesso. Ha recuperato. È l'incubo dei portieri avversari, penso. Per il momento. Quindi, qualche gol anche te l'hai fatto, quindi si può migliorare. Ma quello sicuramente. Decisamente, decisamente si deve migliorare. Johannes, parliamo un attimo ancora della partita col Bocastrum. Quali possono essere secondo te le particolarità di questa partita e quali sono soprattutto le tue aspettative avendo visto la partita dell'andata? E loro sono una squadra molto molto preparata, sia da un punto di vista tecnico che tattico, ed è dotata anche di buonissimi giocatori. All'andata infatti ci ha messo in grossa difficoltà, anzi l'hanno spuntata loro 2-1 purtroppo, e speriamo di rifarci venerdì. Assolutamente, rimani con noi, noi diamo velocemente uno sguardo ai risultati della giornata di recupero, la classifica naturalmente e il quadro completo della 16ª giornata, cioè della prima giornata di ritorno del campionato. E diamo allora uno sguardo alla 10ª giornata che si è recuperata in questo weekend, in questa settimana. Ancon Nova Marmi batte Grottaccia 2005 6-5, Futsal Potenza Picena, Città Futura Montecchio 8-6, Dinamis 1990 Falconara, Fano Calcio 5 1-1,
a Pagliare, CSI Stella batte Eagles Pagliare 4-3. A San Buceto, Città di Falconara batte Futsal San Buceto 9-1. Polisportiva CSA Cagli, Bocastrum United 9-7. Riviera delle Palme, Real Fabriano 2-2. A Fermo, Futsal AS Cappelle, Ascoli batte Futsal Cobà 9-3. Velocemente uno sguardo alla classifica. Futsal Cobà conduce con 41 punti. Anconova Marmi 35, Dinamis 1990 29, Futsal SKL 27, Città Futura Montecchio e Polisportiva CSA Cagli e Futsal Potenza Picena 25, Grottaccia 2005 22, Riviera delle Palme 21, Real Fabriano 20, Fano Calcio 5 18, Città di Falconara 14, Futsal San Buceto 13 con 12 punti CSI Stella e Bocastrum United e con 6 punti Fanalino di Coda Eagles Pagliare. Ed arriviamo quindi agli incontri di questa settimana, la 16ª giornata, prima giornata di ritorno. Grottaccia 2005 Bocastrum United, Anconova Marmi Eagles Pagliare, Città Futura Montecchio Real Fabriano, Futsal San Buceto Riviera delle Palme, Città di Falconara Fano Calcio 5, Futsal S Cappelle Ascoli CSI Stella, Futsal Potenza Picena Polisportiva CSA Cagli ed infine Futsal Cobà Dinamis 1990. E dopo aver dato un po' un quadro completo di questo weekend sportivo, in attesa della partita di domani sera, che vi ricordo sarà in diretta radiofonica su Radio Studio 7, radiostudio7.net e sul canale 611, potrete poi rivederla giovedì prossimo alle 21 sul Radio Studio 7 TV naturalmente, e tutte le puntate di 5 in campo saranno poi disponibili anche in podcast sul canale YouTube di Radio Studio 7. A questo proposito, Johannes, che sono abbastanza viste, cliccate e anche criticate, con qualche sfottò verso i compagni, chi c'è stato prima o poi tocca a tutti, è normale, ma magari a fine stagione faremo il meglio o il peggio di... Oddio. Fufi l'avevamo già avvisato. Ecco, a proposito di Fufi, che sicuramente ci starà vedendo, ascoltando, avevamo fatto una battuta con lui la volta scorsa. Dico, guarda, non ti preoccupare perché tanto ritornerai per il girone di ritorno. Dico, bene, ci ho già avvisato, benissimo. So che i compagni di squadra l'hanno un po', no, portato in giro, comunque qualche sfottò che ci sta sulla intervistato qua e là. Il presidente gli ha fatto una proposta, gli ha detto, guarda, se mi fai 2 gol a partita io non ti ci faccio andare più, se no una settimana sì, una settimana no, sei te che vai all'intervista. E purtroppo il presidente, carissimo presidente, hai fatto un piccolo sbaglio, dovevi dire 3 gol a partita, non 2, perché lui 2 gol effettivamente l'ha fatti, giusto? Sì. Della partita con Cagli. Con Cagli, esattamente. E se ne avesse fatti 3, il Grottaccia avrebbe vinto. Lui ha rispettato il patto e quindi noi non lo rivedremo per adesso, insomma. Quindi la prossima volta 3 gol, poi vedremo con tuo fratello quello che potremo fare lì, il rischio, perché i gol ne fa sempre diversi, quindi diremo 4 magari, 4 a partita. Lunedì con l'Anqua ne ha fatti 4, però meglio 5. Arca miseria, ci eravamo persi questo particolare, 4 gol e, cioè, abbiamo detto tutto, quindi penso che allora 5. Andiamo per 5. Sì, conciliare il lavoro o il tempo libero con gli allenamenti e le partite, quanto è facile o quanto è difficile? Quanto è difficile, forse è meglio. Però ci sacrifichiamo a volte e lo facciamo volentieri. Anzi, ringrazio tutti i compagni di squadra e l'allenatore, che con la loro pazienza ci sopportano ogni volta che arriviamo sempre tardi. Quello che arriva tardi, quello che si perde, quello che c'è, cioè, la trasferta, immagino, ma questo come in ogni buona famiglia sicuramente fa parte un po'
diciamo, del gioco, ecco, in questo caso. Con la pallavolo abbiamo visto ci sono state altre situazioni, chi sbagliava palazzetto, non so se è successo anche a voi una cosa del genere, ecco, quindi siamo tutti nella stessa barca. Johannes, noi ci rivedremo sicuramente nel proseguo della stagione, magari anche faremo le prossime interviste, magari le faremo in tandem, i fratelli insieme, ecco, vediamo proprio il confronto diretto con il fratello. Il campionato per adesso è di media alta classifica, si può migliorare sicuramente, qualche vittoria in più ci vorrebbe. Sì. Speriamo di sì, speriamo. Per adesso in bocca al lupo per la partita di domani sera e grazie di essere stato qui a 5 in campo. Grazie a voi.